tutta la mia vita è stata piena di cose belle. Little Jolly. Può dirlo forte Vilma De Angelis, una carriera fatta di musica, sì, ma anche TV, sceneggiati, libri, pubblicità. L'esordio nel jazz, poi la musica leggera, Sanremo per ben 9 volte, il debutto al festival nel 1959 insieme a Betty Curtis con la canzone Nessuno. Ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare. Cuoca in TV prima che i programmi simili ai suoi spuntassero come funghi. Iniziò nel 79, proseguendo per ben 18 anni. Allora lo pongo nell'impasto. Poi ho smesso per saturazione, ma mai avrei immaginato che la cucina potesse avere un seguito così importante in televisione. Forse non me li sarei venuta via. Under the tree. Fu lei a portare al successo canzoni storiche come Tua, Cerasella e la spensierata e giocosa Patatina. Piccolino, patatino. Sono abituata a programmare, a correre, ad andare di qua e di là, invece sono bloccata qui, però ringraziando il cielo che il mostro non mi, per il momento almeno, non mi ha ancora sfiorato. Eh già, la quarantena vale per tutti, figuriamoci per lei che proprio oggi festeggia 90 anni. Auguri Vilma, piena di interessi come sei, siamo sicuri che riuscirai a trascorrere al meglio anche questo forzato isolamento. Ho trovato dei vecchi libri che non leggevo, leggevo una volta, non leggevo più e li ho dimenticati, li rileggo, ascolto un po' di musica e quando voi mi date l'opportunità, cosa che succede spesso, prego con voi e aspetto che questo tempo finisca.